Buonasera da Family TG, approfondimento a cura di Federanziani. Quali sono i vantaggi di avere una medicina generale di associazione? Quando il medico di famiglia si associa, si dimezza il ricorso al pronto soccorso. È quanto emerge da un'indagine dell'Osservatorio delle cure primarie nel 2013. Il 43% delle persone consultate ha indicato di avere una malattia cronica, un dato in linea con la prevalenza delle cronicità nella popolazione italiana. I cittadini si recano dal proprio medico di famiglia prevalentemente per la prescrizione di farmaci, per l'impegnativa relativa a visite specialistiche ed esami diagnostici. Passiamo ora al tema centrale della ricerca, la medicina in associazione che è ormai obbligatoria per legge. I cittadini dichiarano nel 50% dei casi di rivolgersi a studi di medici di famiglia in associazione, mentre la restante parte dichiara che il proprio medico di base continua ad operare in uno studio singolo. Quando il medico di medicina generale è in associazione, l'esperienza dei cittadini, siano essi sani o con malattia cronica, sembra essere più soddisfacente in merito agli orari di apertura, i tempi di visita, l'accoglienza. Non solo, ma grazie al fatto di trovare sempre qualche medico referente nello studio medico di famiglia, i pazienti si rivolgono in misura inferiore del 50% al pronto soccorso, del 50% alla guardia medica e addirittura del 75% a medici privati a pagamento. Questo studio riconferma un'ipotesi che noi abbiamo sempre sostenuto. Non bisogna confondere le forme associative, l'organizzazione del lavoro con un cambiamento del rapporto fra medico e assistito. I medici condividono uno studio, 4-5 medici, 3 medici, e organizzano insieme l'attività, per cui magari hanno in comune del personale di studio, delle segretarie, delle infermiere, e naturalmente si organizzano in quella sede con orari anche diversi, in modo che fermo restando il rapporto di fiducia, per cui se uno ha bisogno di parlare, di ragionare col suo medico per un particolare problema, lo va a cercare nel momento in cui c'è, nel momento in cui invece ha bisogno di una risposta burocratica piuttosto che di un'urgenza, di una cosa episodica, può trovare anche un altro medico. Un nuovo farmaco potrebbe spezzare la catena di duplicazione dell'HIV. È stato approvato dalle autorità europee e a breve dovrebbe essere lanciato sul mercato. La Commissione europea ha da poco approvato il dolutegravir, un inibitore di un particolare enzima del virus HIV. Il farmaco è indicato per il trattamento di adulti e adolescenti. L'approvazione da parte delle autorità regolatorie europee, che segue il sì del Comitato per i prodotti medicinali per uso umano e dell'Agenzia europea dei medicinali, è un passo decisivo per l'immissione del farmaco sul mercato europeo. Questo farmaco sarebbe in grado di spezzare la catena, legandosi al sito d'azione dell'enzima, può bloccare un elemento chiave nel processo di replicazione virale e inibire la possibilità di formare un nuovo virus da parte del DNA virale. L'approvazione di dolutegravir potrebbe rappresentare un importante passo in avanti e aprire la porta a nuove combinazioni di trattamenti per le persone che convivono con il virus HIV in Europa. Il convegno organizzato a Roma dall'Associazione Mondi Vitali. Cosa si può fare per rendere quello della sanità ancora più efficiente e solidale? Tra i mondi vitali, la sanità è sicuramente in Italia uno dei più vitali. Anche Federanziani, del resto, è una federazione di mondi vitali. Si tratta di capire come questo mondo vitale, cioè un insieme di relazione tra le persone dotate di senso, che a sua volta è una raccolta di sottomondi vitali, pensiamo al mondo degli operatori sanitari, il mondo del volontariato, il mondo dei pazienti, il mondo della dirigenza. Ecco, mettendo insieme tutto questo, io credo che noi continueremo ad avere quel sistema sanitario complessivamente buono che abbiamo, con delle criticità pesantissime, soprattutto in alcune regioni, ma il problema è proprio di tendere ad elevare le criticità che ci sono. È possibile? Io credo di sì. Oggi la politica viene premuta perché dedichi maggiore attenzione ai giovani, alle generazioni future, e questo però non deve far dimenticare l'insieme della popolazione che vive in un certo momento, e in particolare un occhio
di attenzione e di sensibilità va rivolto agli anziani e sia alle strutture sanitarie, sia alle associazioni di volontariato che sono veramente un fiore all'occhiello della società italiana, si dedicano con forza, con pazienza e con passione al mondo degli anziani. È uno dei campi in cui la solidarietà che deve animare un paese è più preziosa e fondamentale. Come fare una dieta equilibrata anche in tempi di crisi? Alcuni consigli da parte della Società Italiana di Gerontologia e Geriatria. Agli anziani mancano circa 300 calorie al giorno, in gran parte derivanti da proteine nobili come pesce o carne, diventati troppo cari per essere acquistati da molti pensionati. Due anziani su tre ammettono di non mangiare a sufficienza proprio per problemi di risorse economiche. Per aiutare gli anziani ad alimentarsi meglio, gli esperti della Società Italiana di Gerontologia e Geriatria hanno elaborato una serie di diete specifiche suddivise per fasce di età. Diete che consentono di mangiare con un minimo di 2 euro a un massimo di 5 euro al giorno. Durante l'invecchiamento, a causa della riduzione delle attività metaboliche e a un aumento della sedentarietà, i fabbisogni calorici si riducono. Gli uomini necessitano ovviamente di un apporto calorico leggermente superiore rispetto alle donne, è quindi consigliabile sostituire il secondo piatto con i legumi 3-4 volte a settimana, per coprire ugualmente il fabbisogno proteico e assicurare anche un apporto calorico leggermente superiore. Dobbiamo evitare che la crisi poi sia un fattore che genera malattie o comunque genera problematiche serie all'anziano. E questo è il motivo per cui la Società Italiana di Geriatria ha proposto e ha messo sul proprio sito a un prezzo assolutamente, diciamo, irrisorio, sono 3 euro, la possibilità di scaricare un piccolo libro in cui ci sono una serie di consigli dietetici importanti che, se vengono seguiti in maniera precisa, permettono all'anziano di poter mangiare, a seconda del carico di calorie, con un costo giornaliero tra i 2 euro e i 5 euro. Sono prezzi medi che si possono trovare in un mercato medio di una città e col quale l'anziano può rendersi conto di cosa comprare, quanto costa, in modo da avere le migliori soluzioni a portata di mano. E ovviamente, insieme a quelli che sono i prezzi dei singoli alimenti, quello che è stato anche fatto è proporre proprio delle ricette in questo libro in cui è possibile coniugare la qualità palatabile anche proprio degli alimenti cotti, ma anche il costo a prezzi assolutamente ragionevoli. Grazie per averci seguito, buona serata.